Questo programma è offerto da Sea Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Virseu. Parte il suo tiro! Gol! 2-1! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine. È finito! Chi è una bandiera? Chi riesce nell'impresa di iniziare e finire la propria carriera da calciatore con la stessa maglia? Ma ci sono anche altri tipi di calciatori che iniziano a tirare calci ad un pallone a livello professionistico in una squadra, continuano la propria carriera altrove e poi decidono di chiudere quella stessa carriera in bellezza nel posto dove sono stati lanciati, sempre lì, lì nel mezzo, una carriera da mediano. Stasera parliamo di Vincenzo Riccio. Nell'arco di una carriera un calciatore, la famiglia di un calciatore diventano i compagni, diventano i dirigenti, i magazzinieri e anche i tifosi, perché no? Quando sei un guerriero e Vincenzo Riccio si è sempre contraddistinto in campo per questo spirito, significa che è qualcosa che hai nell'indole, sin da ragazzino, sin da quando decidevi, prima di andare a scuola, di fare il giro del paese per consegnare porta a porta il latte fresco. Vincenzo Riccio, se torno indietro, mi viene in mente Vincenzo Riccio che prima di andare a scuola si svegliava alle 6 di mattina e portava il latte, latte matese, non mi posso mai dimenticare, per le case, va bene? E si svegliava alle 6 di mattina, prima di andare alle 8 e mezza a scuola, con la bici mi mettevo le buste con tutte queste confezioni di latte matese, li portava praticamente Vincenzo Riccio portone per portone nel proprio paese. E Vincenzo Riccio era anche quello che ha lavorato almeno per 5-6 anni nel periodo estivo, quando finiva la scuola, nei campi a raccogliere le patate, fare un po' di tutto, comunque, perché viveva in un cortile dove praticamente c'erano tutte famiglie che facevano i contadini e diciamo che le prime esperienze le ho fatte così da bambino. Quando sei il quarto di 6 figli devi darti una mossa, non puoi stare lì impalato aspettando che la vita ti tenga la mano, devi essere tu a tendere la mano perché prima o poi riuscirai a stringerla al destino. In qualsiasi momento della giornata avevo tempo libero, quando non studiavo oppure quando non andavo a lavorare, perché io sono il quarto di 6 figli, quindi c'era bisogno anche di un attimino di dare una mano, oppure quantomeno, anche se se volevi una paghetta allora non era semplice, quindi te la dovevi gestire un pochettino tu, diciamo, te la dovevi guadagnare. Ricordo veramente con, guarda, molte volte mi vengono in mente i momenti dell'adolescenza e penso che sono stati anche bei momenti in cui veramente io ho capito che lì sono diventato quello che sono adesso. Che la tua carriera debba essere a forti tinte bianco-verdi lo capisci dai dettagli. Se a farti esordire in prima squadra è un certo Adriano Lombardi e se a darti la titolarità poi subito dopo è un certo Salvatore Di Somma, beh, non sono dettagli da sottovalutare. Io ricordo benissimo che prima di essere chiamato, diciamo, di essere scelto nell'Avellino, avrò fatto almeno 7-8 provini. Mi avranno visto almeno 7-8 volte,
Ricordo benissimo delle parole di mio padre, che adesso non c'è più, che è arrivato a un certo punto, arrivato con la primavera dell'Avellino, dove avevamo come allenatore, che adesso non c'è più, Nando Del Gaudio. Arrivato a un certo punto mio padre addirittura mi fa, se vedi che non riesci più, praticamente mi faceva capire, bisogna dare la mano alla famiglia, cercare di indirizzare, diciamo, praticamente le mie aspettative in altri discorsi, magari anche lavorativi. Proprio, ti dico, proprio in quel momento, sembrerà un caso, però proprio in quel periodo mi chiamano nella prima squadra. Sai, c'è una storia lunga dietro a tutta questa, dietro a questa chiamata, però mi chiamò Adriano Lombardi. Iniziai ad allenarmi nel periodo natalizio, da dicembre in poi, con la prima squadra. In quell'anno mi fece esordire, mi fece fare 3 presenze e lo ringraziai. Ha dato semplicemente una chance a un ragazzo che praticamente ha lavorato, ha sudato, un ragazzo che magari non era il top, diciamo, che con i piedi non eccelleva rispetto a tanti altri, ma che però con la fatica, col sudore, con i sacrifici ha saputo ripagarlo, ed era una persona giusta. Purtroppo oggi penso che sia un po' difficile trovare persone giuste che ti danno effettivamente quello che meriti. Punto. Cioè, Adriano Lombardi è stato, al di là di questo, anche un padre per me, veramente la persona fondamentale. Praticamente quell'anno Pecchia venne dato al Parma e girato al Napoli, e l'anno successivo ripartimmo sempre con i vari, parlo sempre dei giovani, Parisi, Riccio, Voria. Nelle prime 2 giornate c'era l'allenatore Cizio Esposito, dove praticamente io mi sembra che non fui neanche convocato. Poi fu esonerato, arriva Salvatore Di Somma, che praticamente, almeno per quanto riguarda il discorso Vincenzo Riccio, continua semplicemente il lavoro già iniziato da Adriano Lombardi l'anno prima. Quindi da lì veramente è stata un'altra persona importante per quanto riguarda la mia carriera. A 20 anni, con la benedizione di 2 storiche bandiere bianco-verdi, arriva il momento di spiccare il volo. Destinazione Parma, siamo nel 1994, è l'anno della conquista della Coppa UEFA da parte degli emiliani. Vincenzo Riccio, come si suol dire, deve farsi le ossa. Quella maglia giallo-blu non la indosserà mai, ma non per questo la sua carriera ne ha risentito. Praticamente io ho fatto la stessa trafila che ha fatto Fabio Pecchia, Domenico Altomonte, che pure era stato dato al Parma. Allora c'era il presidente Tedeschi con la Bonatti, che comunque avevano questo rapporto molto stretto con il Parma di Scala, di Nevio Scala, che in quel periodo veramente fece bene bene a certi livelli, anche nelle coppe. E a ruota, va bene, Pecchia era un 1973, Riccio 74, anno per anno l'Avellino tutti i migliori giovani li dava al Parma, e io quell'anno sono andato al Parma, ho firmato e il Parma mi ha dato in prestito alla Fidelis Andria. Poi da lì ho iniziato a fare tutta una serie di cioè, sempre in campionati di Serie B con Andria, Cosenza, in cui ci sono rimasto per 5 anni e mezzo. Io sono stato in tante piazze a livello calcistico, però delle piazze in cui sono stati, manco a farla apposta, sono tutte e due lupi, lupi della Sila e lupi dell'Irpinia. Sono le due piazze a cui sono rimasto molto legato, perché Cosenza praticamente mi ha consacrato, veramente c'è stato il continuo della spinta che mi ha dato l'Avellino, però Cosenza mi ha consacrato veramente come calciatore professionista, mi ha dato l'opportunità di giocare 4 anni e mezzo in Serie B, siamo retrocessi anche, abbiamo subito vinto, praticamente insieme ad Avellino è la piazza a cui sono veramente fortemente legato. Avere una passione ed avere anche la possibilità di trasformarla in un lavoro è il sogno un po' di tutti, ma ci sono tanti esempi nel mondo del calcio di ragazzi con una passione che con il passare del tempo ha finito per sfiorire. Non è il caso di Vincenzo Riccio. Tu innanzitutto cerchi di fare una vita che ti permetta comunque di migliorarti
nella passione che hai portato avanti tanti anni come bambino, però arrivato a un certo punto quella passione diventa anche un lavoro, e come lavoro tu, come professionista, devi cercare un attimino pure di gestirti al meglio, altrimenti secondo me di strada non ne fai. Siccome, come voi tutti sapete, la carriera del calciatore è una bella carriera, però è abbastanza breve, sembra lunga ma è abbastanza breve, e in quegli anni io mi sono messo su, sai, diciamo, racchiudendo un pochettino in breve, ho incontrato la mia attuale moglie Tina, che è del mio stesso paese, con cui praticamente abbiamo messo su famiglia, te l'ho detto prima, due splendidi figli, Ciro e Anastasia. 8 anni di carriera, i primi 8 anni di carriera giocati sempre al sud, dove le piazze, si sa, sono oltremodo calorose. Arriva il momento per Riccio di dover organizzare furgoni ed auto per traslocare in Toscana, e anche se all'arrivo si è asciugato le lacrime per l'addio a Cosenza, la parentesi toscana sarà tra le più importanti della sua carriera. Io ricordo benissimo il discorso di cambiare squadra, era un trauma per me, perché comunque dovevi, a parte un trauma, perché magari specialmente con Piazza dove ha giocato più anni, ti dispiace sempre un pochettino lasciarle. Ricordo benissimo come se fosse adesso, ho lasciato Cosenza, praticamente ho fatto la Cosenza Pistoia piangendo. La mattina presto sono partito alle 5 di mattina per andare a Pistoia e per firmare con la Pistoiese, praticamente l'ho fatto piangendo, perché comunque 5 anni e mezzo difficilmente li dimentichi in una piazza dove ti hanno voluto anche molto bene. Arrivo a Pistoia, dove lì praticamente ci trovo più fior di giocatori, anche a fine carriera, te ne cito qualcuno, Allegri, Baiano, Angelo Carbone, ricordo che c'era un certo Barzagli fuori rosa, praticamente più fior di giocatori, che adesso a Bisoli, allenano tutti quanti tra Serie A e B, qualcuno gioca ancora in Serie A, eppure in squadre importanti. E quell'anno mi ricordo, io sono arrivato a Pistoia, la Pistoiese doveva salvarsi e ci siamo salvati. Nei 6 mesi che ho fatto, gli ultimi 6 mesi, da gennaio a giugno, abbiamo fatto veramente bene bene. E l'anno successivo invece arrivò a Pistoia Paolo Stringara, che conoscono bene anche ad Avellino, che praticamente in un'intervista, addirittura mi ricordo benissimo, aveva detto che aveva visto delle partite della Pistoiese e da fuori gli aveva fatto una bruttissima impressione Vincenzo Riccio, dicendo: ma che giocatore è? Che giocatore è? Allora, devi sapere che in tutti gli anni che io ho iniziato a giocare con le varie squadre, pure negli anni che ho giocato a Cosenza, ad Avellino, ero sempre un giocatore, molto spesso uscivano le formazioni tipo nell'estate quando si facevano acquisti, cessioni, non figuravo mai nella squadra titolare, mai, mai, però poi puntualmente ero sempre in campo quando iniziavano i campionati. Mi sono ritrovato a Siena con, almeno per quello che mi avevano detto, che dovevo andarmi a salvare. Praticamente quell'anno dovevamo salvarci, in quella squadra c'erano, che si era salvata l'anno prima, all'ultima giornata con la Sampdoria, c'erano Pinga, Taddei, Tiribocchi, Mignani, che è l'attuale allenatore del Siena, Radice, il figlio di Gigi Radice, Mandelli, tutta gente che poi ha Ardito, Cavallo, gente che poi ha giocato in Serie A e a certi livelli. Da chi ci dovevamo salvare? Siamo arrivati primi insieme alla Sampdoria. È stata una grandissima soddisfazione per me a 30 anni arrivare in Serie A con le mie forze, con le forze praticamente non mi ci hanno portato, ma ci sono arrivato dopo tanti anni di sacrificio. Con una promozione in più nel suo palmarès, nella stagione successiva, alla luce del mancato utilizzo da parte dei toscani, Vincenzo Riccio prende una decisione non scontata. Lascia la Serie A, rifiuta un'offerta della Serie B e scende ulteriormente di categoria per tornare in Campania e per rilanciarsi, accettando l'offerta del Benevento. In quell'anno ho fatto 6 mesi a Siena, praticamente non mi hanno mai convocato, avevo rifiutato Livorno in Serie B, ho avuto un po' di problemini, però sai, si fanno delle scelte.
Poi vanno bene, vanno male, però l'importante è che uno comunque riparti sempre con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione e la stessa umiltà soprattutto. Io quell'anno ho deciso dall'A di andare a Benevento, che erano terzultimi in classifica quell'anno, e lì ci ho trovato tanti amici che avevano già giocato con me. Ti dico che ho iniziato a giocare dalla prima di ritorno. Praticamente siamo arrivati quinti e siamo andati a fare i playoff quell'anno. Sono stati 6 mesi in cui sono serviti quei 6 mesi a Vincenzo Riccio per veramente per rilanciarsi sotto certi aspetti, eppure per togliersi qualche pietruzza dalle scarpe. Tolti i sassolini, i macigni dalle scarpe, per Vincenzo Riccio si riaprono le porte di casa. Nell'estate del 2004 arriva la chiamata dell'Avellino, quell'Avellino che lo ha cresciuto, quella stessa città che lo stesso Riccio solo un anno prima aveva visto addobbata a festa, ma che ora si sta leccando le ferite per la disastrosa stagione in cadetteria. Io mi sono trovato a venire ad Avellino, ho visto un Avellino tutta addobbata di bandiere bianco-verdi, e poi lì ad Avellino c'ho Antonio Iandolo, che è stato mio mister nel settore giovanile, che comunque ogni tanto ci sentivamo e mi ha accennato dell'entusiasmo che era ritornato con questa promozione dell'Avellino. Praticamente quell'anno mi chiamò Antonio Lo Schiavo con Enzo De Vito. Vengono su e io decido di chiudere la mia avventura con il Siena. Mi fecero 3 anni di contratto con l'Avellino e io ritornai veramente con tanta, tanta felicità in quella che era stata la squadra che mi aveva cresciuto da bambino, perché io sono arrivato ad Avellino a 13 anni e poi me ne sono andato a 20 anni da Avellino. Veramente sono ritornato con grande entusiasmo, sapevo di andare in una piazza comunque esigente, difficile, perché me la ricordavo troppo bene dai tempi in cui facevo anche il racchetta palle lì sul campo quando ero più bambino. Quindi è stato sicuramente poi una scelta azzeccata secondo me, perché comunque sono arrivato a Avellino, c'era un ambiente un pochettino ostile pure nei confronti dei miei compagni di allora che erano retrocessi l'anno prima, quindi non era facile sicuramente ripartire. Però. Nella sua nuova avventura in biancoverde Vincenzo Riccio ritrova alcuni compagni che con lui avevano sfiorato la promozione, la vicina Benevento, uno su tutti, Leo Criaco. Io arrivai a Benevento, Criaco, conosco questo Leo Criaco, non mai visto, magari non so se aveva giocato contro di me con il Messina qualche volta, però calabrese, con questo accento calabrese, ricordo benissimo che era fuori rosa, non lo facevano giocare, cioè io sembrava una roba assurda, anche per Gino Corrado che era a Benevento con Tonino Lo Schiavo, che fecero l'integrare a Criaco, e praticamente noi nella prima giornata lì a Benevento con Criaco l'integrato, preso Vanin, Covoria rigenerato, Riccio che veniva da Siena che era avvelenato, comunque quello è stato diciamo un pochettino tutto la cosa che ha fatto comunque poi venire fuori uno squadrone al girone di ritorno lì a Benevento, con Molino che segnava quasi sempre, cioè come era abituata ad Avellino così faceva lì a Benevento. La rabbia è un sentimento forte, a volte anche più forte dell'amore, perché ha la capacità di potersi tramutare in energie positive, quelle energie che nei momenti di difficoltà credi di aver perso, ma è l'orgoglio che riesce a darti la forza per rialzarti, e in quell'Avellino di rabbia ce n'è davvero tanta. Tornando ad Avellino, arrivo a Sturno in ritiro, praticamente c'erano tutti quei calciatori, Cinelli, Morfù, D'Andrea, Bastola, tutti i giocatori che avevano vinto con Vullo e avevano portato l'Avellino dalla C alla B, praticamente messi fuori rosa nell'anno di B da Zeman, trovai altre persone che erano ancora più avvelenate di Riccio. E a proposito di questo, guarda, per me quell'anno l'Avellino ha vinto perché eravamo troppi di noi,
arrabbiati, un poco delusi dalle stagioni precedenti, penso che la chiave sia stata proprio quella della vittoria. Uno spogliatoio unito, uno spogliatoio forte, uno spogliatoio criminale può fare la differenza, anzi senza può, la differenza la fa. È quello dell'Avellino fatto di scognizi del sud come Moretti, Biancolino, Cecere, Criaco, Ametrano, in quanto ad unità e forza non era secondo a nessuno, neanche al Napoli. Mi viene da ridere, sai perché? Guarda, allora mi viene da ridere, però dall'emozione mi viene anche da piangere, perché quando tu mi nomini questa gente per me, allora ancora oggi io mi butterei nel fuoco per queste persone, perché è grazie a loro se io mi sono prese quelle soddisfazioni, quindi anche grazie a loro mi sono prese tante soddisfazioni in una piazza come Avellino, mi sono prese tante soddisfazioni a livello pure personale. Eravamo veramente, diceva Mitrano, tutto frato. Io mi ricordo un'altra cosa, mi ricordo solo, questo è un aneddoto giusto per far capire, però vi dico solo che Leo Criaco fuori dal campo era una grandissima persona, veramente un grande uomo, un grande uomo. Ma in campo, come tutti i calciatori, tu, se facciamo l'esempio di Gattuso secondo me fuori dal campo sarà una persona splendida, però in campo non guardavo in faccia neanche ai genitori, se mi consentite, se mi permettete di dire. Ma ricordo benissimo in quella circostanza Criaco praticamente mise ste mani alla gola a Scarlato, mi sembra. E poi c'erano mezza squadra del Napoli che volevano praticamente ucciderlo, fra virgolette, così. E c'era Puleo che lo tirava a Criaco. Siamo rientrati nello spogliatoio, alla fine del primo tempo Criaco gli ha detto una sola cosa a Puleo, gli ha detto: ascolta un attimo, quando io litigo o vieni e litighi insieme a me, altrimenti fatti da parte. Cioè praticamente gli ha detto, cioè, poi quando c'hai queste persone, quando senti queste cose che poi sono parole, va bene, che vengono dette perché c'è la tensione nervosa di una partita, di un prepartita, di tutto quello che è l'importanza di quella partita, vengono dette perché così, ti escono così, però sono anche quelle cose che ti caricano ancora di più. Io ricordo benissimo quei playoff, in campionato abbiamo avuto dei momenti, dei cali impressionanti, però in quei playoff veramente non c'è stato un calciatore che ha fallito, uno. Io mi ricordo benissimo, penso che uno dei calciatori che ha disputato i playoff alla grande, tutti i playoff, sia la semifinale, è stato Cinelli. Cinelli è stato uno dei trascinatori di quei playoff, Puleo. Vabbè, Criaco non c'era bisogno, perché comunque Criaco era uno che... Io andrei in guerra con Criaco, ci andrei in guerra, quindi ti ho detto tutto, penso. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. Una partita storica, quella con il Napoli, per il blasone delle due squadre, per la posta in palio, perché secondo i media è la più classica delle sfide tra il piccolo Davide, che è l'Avellino, e il grande Golia, che è il Napoli. Ma come ci insegna la storia, alla fine a vincere è Davide. È uno splendido colpo d'occhio lo stadio di Avellino, 400.000 euro l'incasso, partita praticamente che ha copertura quasi planetaria. Con il Napoli che nessuno ci dava,
per vittoriosi in quella partita. Io ricordo bene gli articoli ancora oggi, qualcuno ce l'ho conservato addirittura, ma non c'era un addetto ai lavori che ci dava vincenti in quel doppio scontro, diciamo, dei playoff. Invece abbiamo fatto, secondo me, guarda, mi viene la pelle d'oca pure a raccontarlo, però secondo me quella è stata una delle pagine più belle della mia carriera. Lì c'era un po' di tutto, lì c'era Calaiò, c'era Pià, c'era Sosa, c'era... quella era una squadra, una super squadra. Poi un po' di infortuni allora, noi prima della partita si infortunò Ghiardello e alla fine dovemmo cambiare pure il modo di giocare, quindi ci furono un po' anche di assenze in quella partita, mi sembra che mancò anche Rastelli nella finale di ritorno, perché comunque si fece male in allenamento con Vanin, quindi diciamo che si complicarono un poco tutte le situazioni, penso dall'altra parte anche perché mancarono parecchi di loro, cioè mancava Scarlato, mancava Fontana, mi ricordo benissimo che erano dietro la porta a vedere la partita. Paradossalmente noi giocammo meglio quando il Napoli era in 11, perché poi pronti via su uno schema che noi provavamo in allenamento con la battuta del calcio d'inizio nel secondo tempo, palla dietro, lancio lungo mi sembra di Criaco o d'Andrea, mi ricordo. Comunque ci fu una spizzata di Ghirardello e Vanin inserimento e fu espulso Bonomi del Napoli, praticamente dopo 30 secondi del secondo tempo. Paradossalmente dovevamo stare un poco più tranquilli, invece la paura di non farcela, sai, poi sono partite che comunque ti portano ad avere un pochettino d'ansia, vai in ansia, più passano i minuti, più aspetti la fine della partita e più vai in ansia. Invece in Napoli direi che in 10 avemmo più di qualche difficoltà a portare in porto la partita, però per fortuna poi dopo comunque abbiamo festeggiato tutti quanti. Come abbiamo detto, molto spesso sono i dettagli a fare la differenza e a plasmare l'indole di un calciatore e di un uomo. Anche in quella giornata di tripudio e di gioia, si distingue l'indole di Vincenzo Riccio. Tutti festeggiare e c'è Vincenzo Riccio in costume che praticamente dallo spogliatoio va verso Nino il magazziniere con le scarpette in mano. Io ero lì a mettere a posto gli attrezzi da lavoro. Va bene, rilassato, tranquillo, felice sicuramente, va bene, contento, stracontento. Ma ero molto contento per Gigi Pavarese, per i tifosi, per il mister, per gli addetti ai lavori, per quelli che hanno lavorato con noi quell'anno e hanno sofferto insieme a noi, perché ti ripeto, come ti ho detto all'inizio dell'intervista, le cose che ti restano poi alla fine del calcio sono quelli che hanno fatto parte della tua famiglia, perché fondamentalmente per me stare in uno spogliatoio, in un contesto, diciamo così, calcistico, con una squadra, con dirigenti, addetti ai lavori, magazzinieri, massaggiatori, queste qua sono state le mie famiglie in 25 anni di calcio. Dopo la grande euforia figlia dell'impresa con il Napoli, l'Avellino si riaffaccia a distanza di un anno nuovamente in Serie B, ma purtroppo, come un anno prima, qualcosa non va nel verso giusto. Io parto dal presupposto sempre che alla fine in campo vanno i calciatori, quindi devono assumersi le proprie responsabilità. Quell'anno sono successe tante cose per poterle raccontare, ma tantissime cose. Io penso che i primi errori siano stati commessi dall'alto e a ruota anche da noi calciatori. Quando io sono uno che, specialmente adesso, che a bocce ferme, che ormai non gioco più a calcio, nel calcio magari tante cose anche dopo non si dovrebbero dire, perché sono cose di spogliatoi e sono cose di società, però da dire una sola cosa: abbiamo sbagliato tutti quanti quell'anno, altrimenti l'Avellino non retrocede mai con quella squadra. Sotto certi aspetti ci siamo anche indeboliti, va bene, e poi
molti, visto diciamo, l'impresa che avevamo fatto l'anno prima, hanno pensato più ai contratti che ad altre, a giocare effettivamente, a continuare a dare quelle che dovevamo dare. Ci siamo un po' imborghesiti. Io mi ricordo che al girone di andata abbiamo fatto pochissimi punti, 12 punti. Però mi ricordo pure che sono arrivati ad Avellino dei giocatori, allora giovani, va bene, inesperti per quella piazza secondo me. Secondo me bisognava proseguire sulla vecchia ossatura di squadra che avevamo l'anno prima, fare dei piccoli accorgimenti e basta, va bene, perché solo quello serviva per la Serie B e per fare una salvezza tranquilla. Invece, secondo me, sono entrate in gioco tante altre cose che non riguardano il calcio, secondo me. L'Avellino è retrocesso anche per questo motivo qua. L'Avellino in quegli anni è un'altalena di emozioni che oscilla tra la gioia per le promozioni fino alle lacrime per le retrocessioni. In quell'annata post-retrocessione Vincenzo Riccio farà il regalo più bello a se stesso e ai tifosi dell'Avellino con quel gol alla Salernitana, il suo unico gol in maglia bianco-verde. Mi trovo senza volere una palla sul petto che porto in avanti a seguire. Ma era un passaggio di, non mi ricordo di chi, dei nostri, come di un attaccante, indirizzata a De Vago, solo che è stato rimpallato da un giocatore, un difensore della Salernitana, e me la sono ritrovata sul petto. L'ho portata davanti, ho fatto qualche altro metro in avanti e poi siete liberi di non credermi, ma ho guardato, ho visto Mancini fuori dei pali e ho messo su sotto, diciamo, il piedino, così, c'è sta palla che ha preso una traiettoria, ma dalla mia visuale veramente spettacolare, bellissimo, cioè si è calata in un modo incredibile, nel 7 proprio, è stata una roba pazzesca, guarda, bello, emozionante, è ancora più emozionante quando sono ritornato negli spogliatoi, perché sapevano tutti, io, Vincenzo Riccio, un gregario, uno un portatore d'acqua, così, non è possibile, che ha combinato questo? Mi aspettava Galdirisi con tutti i miei compagni dietro la porta, lì mi hanno fatto, guarda, ti giuro, è stata una roba bellissima, guarda. Bei ricordi, bellissimo, guarda, è stata veramente una sensazione bellissima, ancora più bello è stata l'intervista. Ho detto cucciaio, mi cucciaro, 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 cucciaro. Ci mi sono cucchinato sotto. No, perché se no poi mi giovizi, capite? Allora, cucchiaio, Totti, già sto sentendo un sacco di cose. Allora, cucciaio e Totti, cucchina, la paletta, hai capito? E via. Era la maglia della salute, era la maglia della salute. Fa freddo, ci vuole. Voi mi state poco sputendo ultimamente, questa cosa era l'età e l'età, Uvic, non è Vic, c'è camera a fornire poco, perché sono a scadenza di contratti, pure se non resta Avellino c'è giocato qua da parte. In quel campionato l'Avellino gioca con i favori del pronostico, nonostante l'estate abbia lasciato dei pericolosi strascichi all'interno dello spogliatoio, ma la cavalcata è stata trionfale. L'anno di Calderisi è stato un anno un poco più complicato sotto certi aspetti, anche fuori dal campo. Ricordo benissimo che c'erano stati annullati anche i contratti ai calciatori. Ricordo che quell'anno un grande lavoro l'ha fatto Biancolino tra i calciatori, perché praticamente noi c'erano stati annullati, l'Avellino rischiava di fallire quell'anno già. Biancolino è venuto da noi praticamente con... E noi eravamo liberi, potevamo andare pure in altre cose, praticamente invece abbiamo rifirmato tutti quanti a cifre anche minori, qualcuno, avevamo voglia di vincere, avevamo voglia un pochettino tutti quanti di ridare comunque a una città
quelle che noi stessi comunque gli abbiamo tolto, perché secondo me è dipeso solo da noi l'anno della retrocessione. Quindi diciamo che è partito tutto da un'estate infuocata, perché veramente tante problematiche, però con tanta pazienza siamo ripartiti. E ricordo benissimo che nelle prime giornate io penso che al nostro mister Galderisi, che poi ti dico che veramente è diventato un fratello per me, gli era forse stato detto che comunque non doveva fare affidamento su molti senatori, diciamo fra virgolette, dell'anno precedente. Le prime due giornate infatti Galderisi ha fatto delle scelte, ha tenuto fuori Ametrano, Riccio e qualcun altro. Dopo una sconfitta anche abbastanza brutta con il Ravenna, a Ravenna praticamente si decise di riportare in mischia tutti questi calciatori, vari Ametrano, Riccio, e quell'anno lì praticamente abbiamo iniziato un'altra volta la scalata verso la Serie B. Per fortuna regalataci da Rivaldo all'ultimo respiro. Quella col Foggia è entrata di diritto nei libri medici all'indice partite non adatte ai deboli di cuore. E grande festa dopo la finale contro i Satanelli, nonostante la grande paura. Questo gruppo ha dimostrato ancora una volta di avere gli attributi, perché solo con gli attributi e con un grande cuore si può vincere un campionato così, in questo modo qua. Ci abbiamo creduto, pur avendo paura alla fine, comunque ci abbiamo creduto fino alla fine. Veramente è stato... Ho avuto paura specialmente sia con il Taranto al ritorno e con il Foggia soprattutto. Eravamo in campo, metà di noi che già piangevamo già in campo, perché arrivato a un certo punto anche io personalmente ho detto non ce la facciamo più, non ce la possiamo. Con il Foggia, la finale con il Foggia, tra l'altro Ametrano che era subentrato era stato espulso, eravamo in 10, poi c'è stato veramente sto miracolo, veramente una roba. Ha fatto un gran gol Rivaldo e veramente ci ha ridato grandi speranze. Poi è finita 3-0 per noi. Veramente mi è sembrato rivivere un pochettino poi quella finale di ritorno con il Napoli. Mancavano, penso, 2 minuti. Tra l'altro Biancolino gliel'ha lasciato per far segnare all'altro attaccante, a Felice Vaco. Praticamente ero sulla linea di fondo campo, c'era praticamente tutto il Partenio, cioè erano già in campo tutti quanti, è un'altra sensazione bellissima. Poi finita la partita mi sono ritrovato veramente, guarda, ti giuro, io ricordo che stavo per morire, stavo in una marea umana di persone, di tifosi che ti strattonavano, chi voleva la maglia, chi ti tirava, scene bellissime. Ho avuto anche un po' paura comunque in quel frangente, perché comunque veramente ti giuro c'era tutto il Partenio in mezzo al campo. Noi non siamo da C, 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 noi non siamo da C. Forza Lugale, 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 Lugale. Cioè, ci sono qui con me due grandissimi amici che da tre anni dividiamo gioie e dolori. Riccio, ancora una volta abbiamo dimostrato il nostro valore. Un tuo giudizio su questo campionato? Che devo dire, more, ma che vuole a me, si peggio forte. Come succede nelle grandi storie, a causa del troppo amore si finisce per rovinare il finale. È quello che succede tra Vincenzo Riccio e l'Avellino, una grande storia d'amore che però non termina con il lieto fine. Ho provato delle emozioni in questi 3 anni ad Avellino, in positivo e anche in negativo, delle emozioni che penso che veramente difficilmente proverò più in vita mia. Non mi sono lasciato proprio bene bene con il presidente, con la proprietà, anche perché un'altra cosa importante, prima delle partite, siccome due calciatori erano a scadenza di contratto quell'anno ad Avellino ed eravamo io ed Ametrano, siamo stati chiamati uno per uno
e non mi è piaciuto il discorso che mi è stato fatto a me personalmente. Una società che ha dei giocatori in scadenza ed è preoccupata perché questi calciatori, allora vuol dire che non hai capito neanche chi è Riccio Uomo. Questa è la cosa che è un'altra delle cose che mi ha ferito veramente come professionista, come uomo. A me mi è stato fatto un tipo di discorso che tutto sembrava che tranne un rinnovo di contratto, perché mi era stato promesso il rinnovo del contratto, però alla fine ho capito perché mi era stato promessa sta cosa, forse per paura di chissà che cosa, ma secondo me per quanto riguarda Vincenzo Riccio non potevano dormire sogni tranquilli, la società e tutto il resto, va bene, perché mi sento troppo onesto, va bene, sono stato sempre una persona, te l'ho detto prima in dei passaggi, cioè non vivo, cioè, la mia educazione che ho avuto nella mia famiglia non mi ha mai fatto pensare a certi tipi di cose. Dopo Avellino, Riccio gioca ancora qualche anno a buoni livelli con la Cavese, prima di scendere ulteriormente di categorie e decidere successivamente di appendere le scarpe al chiodo. Ma decide che il calcio non può uscire definitivamente di scena dalla sua vita. Ed ecco che apre la sua scuola calcio, ancora, con quell'umiltà e quell'indole da guerriero buono che ha contraddistinto la sua carriera. È quasi la stessa cosa, ma è leggermente diversa. Allora, ti dico solo che sono in grande difficoltà perché vivere le partite dei bambini a me mi fa star male per i bambini, pensando ai bambini. Allora, scuola calcio è un ambiente un poco particolare, secondo me. Io mi sono buttato in un discorso che sotto certi aspetti non fa parte del mio modo di vedere. Tanti punti di vista per quanto riguarda le scuole calcio che io non condivido. E nei primi 6 anni di scuola calcio penso di aver fatto più di qualche errore, va bene? Vedo tanto parlare anche in queste scuole calcio intorno a questi bambini, fondamentalmente non ce n'è bisogno e non si dovrebbe, perché vedo genitori che hanno molte aspettative per quanto riguarda i figli, per quanto riguarda il calcio. Io spero che da questa intervista, da quello che si è potuto capire dalle mie parole, quando sia difficile, ma specialmente al giorno d'oggi, dove i nostri figli ormai, parliamoci chiaro, sono abituati veramente in maniera diversa rispetto a prima. Io penso che molti dei bambini che vengono portati alle scuole calcio vengono più spinti che diciamo effettivamente per un discorso che al bambino piace. Molti di questi bambini hanno molti diversivi rispetto a prima, quindi se devono starsene a casa magari un pomeriggio perché magari piove, se ne stanno volentieri a casa ma non vengono a fare l'allenamento. Allora penso che le scuole calcio bisognerebbe che a partire da chi li gestisce, ai genitori, va bene, bisognerebbe prenderle un pochettino con più rilassatezza, bisogna portare i bambini al campo per farli allenare e farli divertire in un posto più sicuro di quelli che erano una volta, per stare in un posto dove c'è pulizia, c'è comunque persone affidabili, persone che comunque aiutano i propri figli, i loro figli, e continuano il lavoro che già fanno i genitori, capite? A crescere dei piccoli uomini. Vincenzo Riccio è l'esempio lampante di come con il sudore, con la voglia, con la determinazione, con il sacrificio si riescano a raggiungere obiettivi importanti. Lo abbiamo raccontato di come abbia raggiunto la promozione in Serie A per poi rimboccarsi nuovamente le maniche e ripartire dalla Serie C. Questo è l'auspicio che Vincenzo Riccio ha per il momento attuale dell'Avellino. Già era successo anni prima, ripartendo con Taccone, presidente, dalla Serie D, ripartendo da dietro praticamente, dai dilettanti. Però sinceramente quest'anno non immaginavo che l'Avellino si ritrovasse di nuovo in queste condizioni. Sicuramente è stato sbagliato qualcosa, quello è poco ma sicuro. Però adesso l'unica cosa che mi viene da dire,
con tanta umiltà, con tanta pazienza da parte anche della tifoseria. Bisogna stare vicino agli attuali calciatori, agli attuali dirigenti del nuovo Avellino e cercare di riportare entusiasmo ad Avellino e riportare l'Avellino dove gli compete. Vincenzo Riccio, il guerriero buono, Ucuppino, il mediano che deve portare l'acqua, tutti appellativi e sinonimi di un solo calciatore che indossando quella maglia biancoverde prima da ragazzino e poi da uomo ha fatto sì che oggi possa essere consegnato ai miti della storia biancoverde. Questo programma è offerto da Sì Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino.